collaborazione nella lotta all'immigrazione clandestina, al terrorismo, alla criminalità e al traffico di stupefacenti. Questi i quattro punti sottoscritti oggi a Napoli, in un'aula del Castel dell'Ovo, tra il ministro degli esteri del governo italiano Franco Frattini e Mahmoud Jibril, primo ministro del Comitato di Transizione della Libia. Un memorandum d'intesa teso ad avviare una proficua collaborazione con gli unici interlocutori dello Stato africano riconosciuti dall'Europa. La firma è avvenuta nel contesto della Conferenza internazionale sulla Primavera Araba e l'Europa, in programma in questi giorni nel capoluogo campano. Presenti il governatore Stefano Caldoro e Gianni De Michelis, titolare della Farnesina negli anni 90 e presidente dell'IPALMO, l'associazione che ha organizzato il convegno. Il Consiglio nazionale transitorio libico conferma tutti gli impegni che la Libia aveva già preso nelle mani però di un regime che non è più riconosciuto o riconoscibile, a collaborare per la prevenzione, per il rimpatrio, per lo scambio di informazioni relative agli immigrati clandestini. Il ministro ha colto l'occasione per lanciare un appello alla comunità internazionale contro i partenariati di convenienza stipulati con dittatori senza scrupoli. Stop al falso teorema sull'Europa democratica e il mondo arabo bisognoso di essere guidato. Il futuro è segnato dalla riuscita o meno di una cooperazione tra gli stati del Mediterraneo. Tra le proposte una conferenza permanente delle nazioni, vecchio pallino di Gianni De Michelis. Noi abbiamo ascoltato molti affermare.